Sabato 1 dicembre, in Piazza della Libertà a Saronno, si è tenuta l'installazione performance di Elisa Rossini, Precarietà. 1170 trottole in porcellana bianca sono state distribuite lungo il selciato davanti alla chiesa, la Prepositorale di Saronno. Ogni trottola corrisponde ad un cittadino di Saronno che tra ottobre 2011 e settembre 2012 ha presentato domanda di disponibilità immediata presso i centri dell'impiego, risulta quindi essere disoccupato. Elisa Rossini è un'artista giovane, molto brava, molto preparata, che ha voluto sottolineare questa situazione difficile dei nostri giorni in un modo molto delicato, utilizzando uno strumento che in origine era uno strumento di gioco, la trottola, e che lo è tuttora. La trottola col suo moto, mettendola, diciamo, facendola girare, gira vorticosamente da un lato all'altro e crea questo movimento di precarietà. Noi spesso utilizziamo la frase girare come una trottola, proprio per dire che spesso rimbalziamo da una parte all'altra. Con un semplice gesto Elisa ha voluto sottolineare questa situazione, che è sì del territorio di Saronno, ma possiamo espanderla poi in tutta Italia e anche in tutta Europa. E quindi c'è stata questa performance, alla fine della quale le trottole divise in quattro gruppi sono state date a quattro rappresentanti di quattro luoghi importanti del territorio di Saronno. E dunque un gruppo è venuto qui al Museo Giuseppe Gianetti, un altro gruppo è partito per il Museo delle Industrie del Lavoro di Saronno, un altro gruppo è stato collocato sulla scala mobile del Comune di Saronno e un altro gruppo ancora si è suddiviso tra l'Informa Giovani, Informa Lavoro e la Biblioteca Saronnese. Il lavoro di Elisa consiste in un'attenta osservazione e catalogazione di tutto quello che le sta attorno. Come potete vedere, su ogni trottola ci sono una serie di numeri. Il 3 alla vostra sinistra rappresenta il trimestre di osservazione, il 100 è il numero della trottola a cui corrisponde, la F è per quanto riguarda lo stato femminile e il 30-34 è la fascia d'età a cui corrisponde. Il lavoro di Elisa è stato proprio questo, da ottobre dell'anno scorso a settembre di quest'anno ha catalogato tutte queste trottole in base proprio ai trimestri di riferimento. Le trottole di Elisa verranno allestite nei vari luoghi descritti prima e saranno visibili fino al 20 di dicembre. Qui in museo potrete trovarle nell'atrio proprio della sala espositive, in una vetrina dedicata apposta per queste opere.